Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa volta vado ad unboxare il fantastico e affascinantissimo Dishonored. Appena acquistato, grandissimo titolo, ho già visto alcuni gameplay, non troppo per evitare di spoilerarmi tutto. Che dire di questo gioco? Uno dei più affascinanti in questo periodo. Una sorta di Thief mischiato a un Assassin's Creed con superpoteri in prima persona. Un gioco lineare per alcuni aspetti, perché comunque non è un free roaming, ma molto molto libero per altri. Quindi potremo scegliere per esempio la strada da percorrere, potremo decidere se assassinare il nostro obiettivo o no. E poi ragazzi, davvero, a me questi giochi d'atmosfera piacciono un casino. Londra, se non sbaglio, sì. Una Londra, diciamo, immaginaria ma ricostruita nei minimi particolari, con dovizia di particolari, molto ma molto affascinante. Infatti come atmosfera mi ricordo un po' Bioshock, anche se non ha molto a che vedere con questo titolo, però diciamo che me l'ha ricordato in più di un'occasione. Allora ragazzi, Dishonored è un titolo che, diciamo, contrariamente e oppositamente a quello che invece offriva Borderlands 2, punta tutto sul single player, appunto perché non ha una modalità multiplayer. Quindi io ci conto molto su questo gioco, ho grandi aspettative, spero vengano ripagate, anche perché è uscito una marea di soldi. E andiamolo ad unboxare, vediamo se ci riusciamo, una cosa che sembra un po' difficoltosa. Ok, sì, ok, ce l'abbiamo fatta. Va bene, allineiamo la carta. Olè, la skin è molto bella, molto dark, un po' come lo stile del gioco. Questo dovrebbe essere Corvo, se non sbaglio, che è un nome, proprio il cognome del protagonista. Anzi no, il nome del protagonista è bellissimo. Ringrazio mia madre per non avermi chiamato Corvo. E niente, questa è la skin. È un gioco che è stato prodotto da Arkane Studios, ma è stato pubblicato da Bethesda. Quindi comunque Bethesda ci ha visto lungo e in effetti la qualità del gioco l'ha ripagato. Spero davvero che le vendite per questo gioco, in quanto è una nuova IP, comunque possano essere ripagate. Già dalle 3, vedete, già aveva ottenuto più di 50 premi. E un titolo naturalmente 18, basandosi comunque su violenza, assassini. Una delle sorprese del 2012, Spazio Games, uno comunque dei siti più affermati in Italia. E poi tutte le caratteristiche, vedete, un giocatore, 3 giga di installazione, 720p a livello di risoluzione, poi funzioni di rete ma solo a livello, penso, di classifica e nient'altro, violenza e linguaggio scurrile, ormai sono le caratteristiche chiave per i giochi di oggi, purtroppo o per fortuna. E vediamo un po' l'interno, disco di gioco sempre con la maschera di Corvo. Ok, so che alcuni stronzi che hanno speso quanto me hanno anche la steelbox del gioco, purtroppo a me non è andato la steelbox, ma pazienza. E poi il libretto di gioco, spero davvero sia a colori, perché è stato pubblicato dalla Bethesda. Vedremo. No cazzo. Ah sì, a colori, sì. Oddio, non è molto colorato, però i colori ci sono, li vedo. Va bene, spiega tutte le caratteristiche. È sempre piacevole avere un libretto, anche se non è molto lungo, comunque un libretto di gioco ben sviluppato, ben fatto. Ok, questo ragazzi era il velocissimo supersonico unboxing di Dishonored, titolo uscito un paio di settimane fa per PlayStation 3, PC ed Xbox 360. E detto questo ragazzi, vi rimando all'ultimo unboxing, ci sarà tra pochissimo un gioco che non ha nulla a che vedere con questi, ma che comunque può essere interessante per diversi motivi. Detto questo ragazzi, vi saluto, un saluto da Luca, alla prossima e ciao! Dishonored.